Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray. E qui è Frenchy Dreams. Bentornati sul mio canale perché ragazzi, oggi a grande richiesta proveremo insieme per la primissima volta i Nutella Biscuits. Guarda che pronuncia. Allora, in tantissimi ci avete detto che praticamente li avete assaggiati, sono ottimi. Io ragazzi non li ho mai assaggiati perché in primo luogo sono introvabili. Esatto, ce l'abbiamo detto nello stesso momento. Ragazzi, non li abbiamo trovati fino ad ora. Soprattutto, di solito, mangiamo, che ne so, la Nutella con il bamboletto. Oppure, che ne so, i biredi. E oh, poi, vabbè, sì, i biredi. Mangiamo da 20 anni la Nutella, però in questa forma è la primissima volta perché non c'è mai stata occasione. Non andiamo manco troppo appresso alle mode, però mi sono detto, ce lo chiedono, proviamoli, proviamoli e andiamo a vedere un po'. Quindi ragazzi, lasciate un like adesso se volete che andiamo a provare insieme qua sul canale tanti altri snack, altre cose, che sia cioccolato, che sia quindi dolce o anche salato, quindi Joseph Gamer che vi fa pure le rime, e direi di andare a spacchettare insieme. Io ho visto un attimino ragazzi che è pesante, sono 304 grammi. Per un prezzo di... Non ne ho la minima idea perché non li ho comprati io. Quindi a prescindere li abbiamo comprati, non è una sponsorizzazione assolutamente. Anzi, saremo molto sinceri. Il packaging è interessante. Il fatto che qui c'è scritto croccante biscotto ripieno di Nutella. Allora, l'odore è ottimo, è l'odore di Nutella al 100%, ma c'è la Nutella dentro, mi sembra ovvio. Allora, andiamo a prendere il biscotto. Voglio vedere un attimino com'è. Allora, un biscotto per te e uno per me. Ragazzi, mi raccomando, lasciate sto like perché potremmo fare una serie sulle schifezze, sul cioccolato, patatine, di tutto e di più. Allora, ragazzi, è carinissimo. Non me lo metti a fuoco, Francesco. Comunque, c'è una N su. Lo conoscete tutti ormai, dai, senza che... Però, ferma. Non lo sto È molto figo il fatto che tutta la Nutella sembra essere rinchiusa dentro e poi sui bordi c'è quel pochetto di Nutella in più. Anzi, sì, quasi. Tipo, è un biscotto fatto così, Nutella, e poi un biscotto più piccino appoggiato su. Esatto, quindi lo state vedendo adesso, è molto simpatico da vedere, però bisogna vedere se è simpatico da mangiare. Credo di sì, perché ragazzi, posso? La Nutella sta bene su tutto. Io sto facendo apposta a fare tardi e a prolungare per far soffrire Francesco. Posso? Si va, 3, 2, 1, via. 3 meno 2 fa 1. Allora, aspetta, mangiamolo tutto. Anche se secondo me ci siamo, però no. Aspetta. Momento ASMR. Nell'ASMR non devi fare anche. Ma no, mica l'ho fatta apposta. Allora, ho sentito tanto biscotto e poca Nutella. No, ti dico, la Nutella c'è, Francesca. La Nutella sì, c'è, ma... non è poca all'interno del biscotto. Il biscotto, parliamoci chiaro, è molto buono. Sì. Vi dico, ragazzi, è molto buono, però parliamoci chiaro, la Nutella sta bene su tutto, quasi tutto. Se prova a premerlo il biscotto non scende, vedi? No. Esce la Nutella invece. Ah, esce un po' di Nutella, effettivamente sì. Quindi ragazzi, ecco, biscotto sono ottimi, però posso fare una riflessione sincera. Diciamo che è la Nutella che qua fa di tutto e di più, perché, cioè, il biscotto di per sé... non mi sembra... Cioè, un biscotto al burro. È un biscotto normalissimo. È la Nutella che è buona all'interno del biscotto. Quindi il sapore della Nutella è quello che si sente. Ultimo morso. Oh. Non è... Vedi c'è la Nutella. Forse prima è acchiappato un biscotto con meno Nutella rispetto al solito. Però potrebbe essercene pure troppa. Allora quello che ho preso prima è stato più... Cioè, bisogna stare attenti perché se c'è troppa Nutella ti può anche... Non disgustare un po', però... No, di questi biscotti comunque bisogna mangiarne 2, massimo 3. Sì, poi lo non so... Non puoi fare la cosa che metti con il pacco e fai... No, ci sarà chi poi ne mangia 10-15 alla volta di sicuro, basta, Frangè. Comunque... Ma senti, sei una video recensione, io devo essere... C'è pure la cosa salva freschezza. Vedi, è pensato per mangiarne pochi. È mangiato per pensarne pochi. Cioè, ragazzi, l'italiano a volte proprio. Per noi, almeno per me, sono promossi. Lo stesso vale pure per te. Ma sì, ma perché non si può dire bocciato alla Nutella? No, ma non è che per concetto, ma perché sono buoni. Cioè, se non fossero stati buoni. Sempre e comunque. Sì, ma perché è buona. Se non fossero stati un granché l'avremmo detto. Però la loro bontà non giustifica il fatto che siano introvabili, il fatto che siano a volte rivenduti a prezzi più alti. Cioè, non ha senso, ragazzi. Fidatevi, prendete un barattolo di Nutella, pigliate, che ne so, pambauletto, oppure pigliatevi Yorosaiva, bam 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 bam, ce lo schiaffate sopra.
ed è il top. Sì, qua c'è la comodità che è già fatto, ma non ci mettete niente a farlo anche voi. Assolutamente, sì, là magari vi sporcate un attimino di più, però io comunque ho le mani sporche un pochettino di Nutella. Comunque ragazzi, noi concludiamo qua. Se volete altri video in cui assaggiamo sia dolce che salato con altri snack, altre cose, potrebbe essere una bella serie interessante da fare una o due volte a settimana. Ci sto, detto già che ci so io, va bene. Perché ormai, cioè ragazzi, sapete che mangiamo un po' di schifezze, più io, Francesca, più a dieta. Io ho bisogno, ragazzi, sono ancora sottopeso, quindi devo mangiare. Quindi ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi adesso, vi salutiamo e alla prossima. Ciao!